Buongiorno a tutti amici e bentornati nuovamente nella mia cucina. Oggi voglio proporvi un dolce golosissimo, la torta polacca Velzana, soffice pan brioche, farcita con crema pasticcera e amarene. Questa è una torta strepitosa. Ecco gli ingredienti: 550 g di farina Manitoba, 75 g di zucchero, 100 g di burro a temperatura ambiente, 2 uova medie, 10 g di lievito di birra, buccia grattugiata di un limone, 150 ml di latte, 10 g di sale. Per farcire mi serviranno 500 g di crema pasticcera e amarene sciroppate. Il primo passaggio da fare è quello di far sciogliere il lievito nel latte. Nella teglia metto la farina, lo zucchero, le uova e la buccia di limone. Verso il latte e incomincio ad impastare. Aggiungo il burro e il sale. Lavoro per circa 10 minuti. Ottengo un panetto morbido, liscio e ben compatto. Faccio lievitare il panetto a calduccio coperto con la pellicola per alimenti per circa un'ora. Trascorso il tempo, adagio il panetto sulla spianatoia leggermente infarinata, divido a metà, stendo con il mattarello e ricavo una sfoglia non troppo sottile. Ho trasferito la sfoglia sulla teglia da forno coperta con carta forno. Partendo dal centro, aggiungo la crema pasticcera che ho inserito per comodità nella sac à poche. E ora aggiungo le amarene. Copro il tutto con l'altra metà di impasto. Con l'aiuto di un cerchio per torte, incido la pasta e rimuovo l'eccesso. Con i lembi della forchetta chiudo bene i bordi e ripiego sotto.
Faccio lievitare la polacca avellana sempre a calduccio per circa un'ora. A questo punto spennello la superficie con un tuorlo e 3 cucchiai di latte, cospargo di granella di zucchero. In forno già caldo a 175 gradi per circa 30 minuti o fino a quando la superficie sarà bella dorata. Cari amici, la torta polacca avellana è pronta. Ecco come si presenta una volta cotta e lasciata raffreddare. Con le dosi indicate si ottengono 2 torte da 28 cm di diametro. Volendo potete tranquillamente dimezzare le dosi. Noi come sempre ci vediamo prestissimo. Ciao!